scende al 16,9% il tasso di positività in Calabria, intanto l'Istituto Superiore di Sanità decreta l'inizio della stabilizzazione della curva dei contagi. Al pugliese Ciaccio di Catanzaro si processano 2.000 tamponi molecolari al giorno. Qui è stato individuato il primo caso Omicron in Calabria. Adesso si lavora sulla risposta immunitaria. Momento difficile per i 400 agriturismi calabresi. La crisi pandemica rischia di decretarne la chiusura. In bilico oltre 12.000 posti di lavoro. Grido d'allarme della Coldiretti. L'amministrazione comunale di Paola ha dedicato una strada al maresciallo dei carabinieri Carbone, stroncato da un infarto dopo un'accesa discussione la scorsa estate in spiaggia. Dopo una lunga sosta dovuta anche al Covid, il campionato di Serie B riprende. Cosenza, Crotone e Regina in campo alle 14. Ben ritrovati in nuova edizione del nostro TG, lo avete sentito anche dai titoli, il tasso di positività è in calo nella nostra regione anche se resta alto il numero dei decessi. E poi arriva una conferma importante dall'Istituto Superiore di Sanità che certifica la stabilizzazione della curva dei contagi. Vediamo. Il tasso di positività in Calabria scende al 16,9%, 2.212 nuovi positivi a fronte di 13.085 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Resta alto il numero dei morti, 9, di cui 4 a Cosenza, 2 a Crotone e 3 a Reggio Calabria. Oggi 5 nuovi ricoveri negli ospedali calabresi che portano il totale dei pazienti in area medica a 440 e il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, commentando il monitoraggio settimanale del Ministero, ad evidenziare quello che definisce inizio di stabilizzazione della curva e un rallentamento dell'indice RT rispetto alle settimane precedenti, pur nella difficoltà, sottolineato che le regioni hanno nel caricamento tempestivo dei dati legate al numero elevati di nuovi casi. Le curve mostrano comunque, conclude, una crescita epidemica in rallentamento. Ma che cosa segnala il report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute? Segnala l'incidenza in Italia stabile a 2011 casi su 100.000 abitanti. L'indice RT scende a 1,31, restano stabili le terapie intensive mentre aumentano i ricoveri in reparto. Vediamo. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, che stabilisce ogni venerdì i criteri per cui le regioni cambiano colore in Italia, resta comunque stabile il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione. La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in leggero aumento, in diminuzione invece la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi, mentre aumenta quella dei casi diagnosticati attraverso attività di screening. Ma c'è un dato confortante che sottolinea il direttore di pneumologia del Gemelli, Richeldi. Gli ospedali stanno lentamente rifiatando, l'incidenza dei ricoveri si sta riducendo e tende ad appiattirsi. Ma sul numero delle vittime, secondo il professore, purtroppo la serie di eventi dolorosi continuerà a salire ancora un po'. I decessi, infatti, sono l'ultimo parametro in decrescita. Il virus si sta trasformando e speriamo diventi responsabile di infezioni simili all'influenza stagionale. Intanto è stata attivata al Policlinico Mater Domini di Catanzaro la nuova terapia intensiva cardiochirurgica che prevede 6 posti letto immediatamente utilizzabili con la possibilità di incremento sino a 9. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della riorganizzazione dei posti letto di terapia intensiva messa in atto dai vertici dell'azienda in relazione all'attuale emergenza sanitaria correlata al Covid-19. E anche a Catanzaro si provvederà a breve ad incrementare l'organico di medici, anestesisti e rianimatori, infermieri e operatori sociosanitari.
Una buona notizia arriva da Cassano allo Ionio, dove il sindaco Papasso ha revocato l'ordinanza firmata nelle scorse settimane e quindi gli studenti che frequentano gli istituti scolastici del territorio torneranno a seguire le lezioni in presenza dal prossimo lunedì 24 gennaio e non dal 31. Una decisione confortata, fa sapere, dalla vistosa diminuzione dei contagiati da coronavirus registrata negli ultimi giorni sul territorio comunale. E noi siamo entrati nel laboratorio di microbiologia e virologia del Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove è stato individuato il primo caso di contagio di variante Omicron in Calabria. Ogni giorno qui si analizzano 2000 tamponi. Si tratta di tamponi molecolari capaci di scovare il virus anche in caso di presenza minima nell'organismo. Lo staff del direttore Minchel adesso si sta concentrando sulla risposta immunitaria. Vediamo. È stato il centro di riferimento per l'area centrale della Calabria, ma ancora oggi supporta le altre province nei momenti di grande pressione. Nel laboratorio di microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera di Catanzaro vengono analizzati 1.500 tamponi nelle 24 ore, con picchi di 2.000. Test effettuati su pazienti che si sottopongono a visite o ricovero nelle strutture ospedaliere, ma soprattutto su soggetti esterni. In questi giorni si osserva un calo del numero di tamponi molecolari da esaminare, perché molti si affidano all'antigenico. Ma qual è la differenza? È uno strumento che deve essere utilizzato in maniera diversa. È uno strumento che va a cercare la proteina del virus, l'antigene proteico del virus, che per essere evidenziato deve presentare una carica molto elevata. Mentre il test molecolare cerca l'RNA virale, quindi ha bisogno di una piccolissima quantità per dare il segnale di positività. Quindi l'antigenico deve essere utilizzato come screening nei pazienti sintomatici, allora ha una sua finalità, una sua capacità diagnostica. Nel laboratorio del Pugliese Ciaccio, diretto da Pasquale Minchella, è stata individuata per la prima volta in Calabria la variante Omicron su un campione proveniente da Reggio Calabria. La mutazione adesso è dominante anche nella nostra regione. È stato identificato, trovato a Reggio e noi poi l'abbiamo sequenziato perché l'Istituto di Sanità ha chiesto la verifica della sequenza e l'abbiamo fatta qua a Catanzaro ed è stato poi inserito sul sistema GSAID internazionale, quindi è stato il primo caso. In questo momento è Omicron, il 30 è Delta. Diciamo che l'Omicron è quella che sta dimostrando di essere meno aggressiva perché va a legarsi più ai recettori in gola e bronchi. La Delta va più verso i polmoni, però ancora ci sono tutti e due presenti in circolazione. La diffusione del virus si combatte soprattutto con il contact tracing, attività che diventa sempre più complessa con i numeri elevati che caratterizzano la quarta ondata in corso. Ma la ricerca va avanti e anche a Catanzaro si tenta di saperne di più sulla risposta immunitaria. Noi ci stiamo preparando veramente a fare anche 3.000 tamponi al giorno, perché è l'unico modo per contenere l'infezione, cioè identificare subito i positivi e trattenerli in casa. Noi stiamo per mettere a punto anche un sistema che permette di misurare le cellule T, quelle di memoria, oltre agli anticorpi, per vedere un attimo la memoria immunitaria. Quindi a breve attiveremo anche questo esame. E chiudiamo quest'ampia pagina dedicata al Covid con il difficile rapporto tra la scuola e l'ASP per la comunicazione dell'esito dei tamponi e dunque le quarantene. Però c'è una proposta che sta facendo molto discutere. Vediamo. In queste ore l'attenzione è puntata sulla proposta lanciata dalla dirigente scolastica Anna Maria De Luca, quella cioè di realizzare o usare in Calabria una piattaforma congiunta Regione, Scuole e ASP che invii in tempo reale alle famiglie e degli studenti un voucher, un apposito QR code da usare nelle farmacie o nei drive, ottenendo così un referto immediato e gratuito. Non solo una soluzione moderna, un punto di svolta per le famiglie che potrebbero accedere immediatamente al tampone senza essere costretti a pagarlo. La soluzione è abbastanza semplice ed è stata già praticata in altre regioni, in particolare in Toscana da novembre funziona così. Si tratterebbe di creare una piattaforma congiunta tra le scuole e la regione, chiaramente le aziende sanitarie,
nella quale i docenti, insomma i presidi, inseriscono i dati dei ragazzi da mettere in quarantena per chi è positivo, perché hanno avuto un contatto diretto, eccetera, prendendoli direttamente dall'anagrafica, il che significa per noi un grande risparmio di tempo, perché noi dobbiamo andare a cercare sempre il cellulare del padre, della madre, l'indirizzo, a volte cambiano i telefoni e non ce lo comunicano, il codice fiscale di entrambi i genitori, insomma è un lavoro per noi immenso. E quindi inserendo le scuole dati in questa piattaforma, le ASP automaticamente entrando nella stessa piattaforma si trovano il lavoro già fatto, quindi per quanto riguarda l'ASP eviterebbero di fare schemi, tabelle, di ricopiare i dati che noi già abbiamo inviato e sempre in automatico arriverebbe sul cellulare delle famiglie un buono col quale andrebbero gratis in farmacia a far fare il tampone ai figli. Quindi con un click si risolverebbe un lavoro che sia per le scuole che per l'ASP impiega ore, giorni, persone e con rischio di commettere molti errori, chiaramente in una procedura così complessa fatta in modo artigianale come stiamo facendo finora. Automatizzandola eviteremmo di mettere in quarantena persone che non dovrebbero starci, come anche sta succedendo. Questa proposta è già stata sottoposta all'attenzione del governo regionale. Io a dicembre contattai l'assessore regionale, gliela mandai tramite WhatsApp e mi rispose dicendo che stavano lavorando in questa direzione, però non ho saputo più nulla, quindi al momento non c'è nulla, al momento noi continuiamo a fare insomma, elenchi, super elenchi che mandiamo ai poveri medici dell'ASP che anche loro devono ricopiare, a volte sbagliamo perché può capitare ovviamente, quindi io l'ho lanciata a dicembre, però non ho avuto nessuna risposta al momento. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, ha visitato i presidi sanitari di Locri, Gioia Tauro e Scilla e ha fatto un annuncio importante. Arriveranno presto anche nel Regino nuovi medici, infermieri e operatori sociosanitari. Chiuto dice: è la mia priorità. Vediamo. Arriveranno medici, infermieri e operatori sociosanitari anche nella provincia di Reggio Calabria. Lo ha annunciato il presidente della regione Roberto Chiuto, che ha visitato i presidi sanitari di Locri, Gioia Tauro e Scilla, per rendersi conto personalmente della situazione. Con Chiuto c'erano il subcommissario alla sanità Esposito, il commissario dell'ASP di Reggio Calabria Scaffidi e il direttore sanitario Minniti. Mi occupo della sanità della nostra regione soltanto da poco più di 2 mesi, dice Chiuto. C'è ancora tanto lavoro da fare, ne sono consapevole ed è la mia priorità assoluta. Occhiuto annuncia quindi il potenziamento degli organici attraverso concorsi a tempo indeterminato, tenendo conto delle esigenze di tutti i territori nel programmare gli investimenti che, grazie alle risorse del PNRR, interesseranno i diversi presidi sanitari. Alcuni concorsi per le assunzioni sono stati già banditi, sottolinea ancora il presidente della regione, che specifica di aver dato disposizione ai commissari delle ASP di utilizzare prioritariamente le graduatorie già aperte per accelerare i tempi di assunzioni dei medici, degli infermieri e degli operatori sociosanitari. Le aziende agrituristiche stanno vivendo un momento di profonda crisi, lo certifica la Coldiretti che lancia l'allarme, si rischiano centinaia di posti di lavoro, è urgente investire nel settore. Vediamo. È crisi conclamata per le aziende agrituristiche calabresi, lo conferma la Coldiretti, che certifica sulla base dei dati di Terra Nostra come siano decine di migliaia in meno gli arrivi registrati rispetto al periodo pre-pandemia. Il crollo di presenze riguarda gli stranieri, ma anche gli italiani. A pesare è stato pure l'annullamento di centinaia di banchetti e cerimonie. Le strutture interessate sono circa 400, per un totale di 12.200 posti a tavola e circa 1.500 posti letto, un sistema che alimenta e sorregge anche l'economia di altri settori, soprattutto nelle aree rurali e nelle zone interne. Si pensi solo alla vendita dei prodotti tipici. Il rischio adesso è la perdita di posti di lavoro, oltre alla perdita di maestranze con elevati requisiti professionali sulle quali le aziende agrituristiche hanno investito. I contributi previsti finora dal Ministero del Turismo, sottolinea Coldiretti, non sono sufficienti a garantire il futuro del settore. Le attività agrituristiche purtroppo escono fuori da un anno 2021
tragico, dove quei pochi mesi in cui si è lavorato durante il periodo estivo non hanno certamente coperto le perdite avute sia a inizio anno che a fine anno. Basti considerare che nel periodo natalizio molte strutture, vuoi per le disdette, vuoi per le non prenotazioni, sono rimaste chiuse. Il 2022 si avvia in maniera ancora più tragica, perché alla mancanza di presenze si somma anche la problematica che si sta avendo in tutti i settori relativamente all'abnorme aumento dei costi energetici. Basta pensare che l'energia elettrica è aumentata del 270%, e il gas, il metano, di oltre il 100%. E per mantenere una struttura accoglievole e confortevole comunque hai dei costi fissi che oggi non si possono sostenere. Però al problema delle aziende oggi si somma anche il problema di reddito delle maestranze che lavorano all'interno degli agriturismi, problema che comunque è accomunato anche dagli altri settori del comparto turistico, ristorazione, alberghiere, eccetera. Cioè oggi rischiamo che se non ci sono provvedimenti e concreti, incisivi ed immediati, di dover licenziare quelle maestranze su cui l'attività ha investito ingenti capitali, anche per renderli edotti dal punto di vista professionale. Mi meraviglia come ancora ad oggi il governo non abbia preso provvedimenti, non abbia attuato quello che era stato l'impegno assunto qualche settimana fa, ovvero la messa in campo di 3 mesi di cassa integrazione, in maniera tale da poter traghettare fuori dalla sacca questo periodo di avvio rovinoso che stiamo registrando. In questo modo si possono preservare migliaia di posti di lavoro e in attesa di tempi migliori. Ci spostiamo a Paola, dove è stata intitolata una via al maresciallo maggiore dei carabinieri Antonio Carbone, stroncato da un infarto dopo un diverbio l'estate scorsa sulla spiaggia. Vediamo. Una strada perché non si spenga il suo ricordo. Il maresciallo maggiore Antonio Carbone, che operava nel Torinese ma era originario di Paola, sarà ricordato per sempre nella città del Santo, ricordato per il suo esempio di civiltà. È stato stroncato da un infarto dopo un'accesa discussione con alcuni bagnanti sorpresi a gettare dei rifiuti in mare e che lui aveva redarguito. Quello che è avvenuto è un fatto eclatante, tragico, ma nello stesso tempo anche esaltante, perché il maresciallo Carbone fino all'ultimo è stato non soltanto carabiniere, ma è stato uomo, è stato cittadino, è stato una persona che si è spesa e che non ha resistito, non si è girato dall'altra parte, ha fatto fino in fondo il suo dovere e quindi tutto questo non poteva passare inosservato. È stato un bravo carabiniere, ma è stato soprattutto in questa occasione, in questa tragica occasione, è stato un bravo cittadino, perché ha esercitato in pieno le sue funzioni di cittadino, non girandosi dall'altra parte, ma cercando con gentilezza e con modi urbani di far notare a delle persone che erano lì a godere anche come lui di una giornata di mare, a notare che stavano avendo un comportamento sbagliato. La famiglia è grata alla città di Paola per questo riconoscimento. Questa comunità di Paola ha voluto fare questo gesto per ricordare l'importanza che ha avere dei principi, secondo me, secondo il mio punto di vista. E mio padre aveva dei forti principi che ci ha trasmesso fin da quando memoria e ci ha lasciato seguendo questi principi. Cambiamo ancora pagina a Crotone per parlare di un nuovo sistema di gestione delle entrate locali, un patto con i cittadini per alleggerire la pressione fiscale. Vediamo. Crotone sarà il primo comune calabrese ad adottare un software di georeferenziazione fiscale e tributaria, in pratica un sistema che offre ai cittadini la possibilità della regolarizzazione della posizione tributaria
e ottenere una riduzione della pressione fiscale. L'ente ha investito in tecnologie moderne per il recupero dell'evasione tributaria, ma anche per garantire l'equità della riscossione. Il nuovo sistema è stato presentato nella sala consiliare. È un sistema innovativo, stiamo parlando di georeferenziazione immobiliare, sistemi che consentono fondamentalmente un incrocio di circa 24 banche dati, catasto, anagrafe tributaria, utenze, e che permettono in maniera autonoma, che consentono in maniera autonoma agli uffici comunali di poter individuare delle situazioni di anomalia, per intanto con particolare attenzione al tributo della Tari, che è quello che da un punto di vista finanziario, viste le anticipazioni che l'ente comunque è chiamato a fare nel rispetto del piano economico finanziario e il grado di evasione al quale si è arrivato e il contesto appunto in cui ci troviamo di emergenza comunque pandemica, e bisogna immediatamente risolvere, sul quale bisogna immediatamente intervenire. Siamo al calcio, domani riprende la Serie B in campo Cosenza, Crotone e Regina. Vediamo. La prima giornata del campionato di ritorno, ma per qualcuno l'ultima di andata non si è ancora giocata. Cosenza e Crotone fanno un salto nel futuro, tornando in campo dopo la sosta forzata dettata dai contagi Covid. Il Cosenza ospiterà l'Ascoli. L'incognita è rappresentata dalla lunga inattività, dalla risposta dei vari giocatori guariti dal Covid e dalle assenze, in attesa degli innesti che alzino il livello qualitativo e di personalità. Bisognerà stringere i denti contro i bianconeri di sotto. Domani dobbiamo avere delle risposte. Sono due giorni che ieri e oggi ho potuto un po' lavorare la rosa che ho a disposizione al completo. Comunque in questi giorni, sia chi è stato a casa, chi è stato al campo, quando ho avuto dei gruppi, abbiamo cercato di lavorare al meglio sotto profilo atletico proprio per non avere brutte sorprese nella gara. Però sappiamo e possiamo andare incontro comunque a delle defezioni durante la gara. Insomma, i ragazzi sanno che devono andare oltre. È un'incognita, perché il post-Covid, comunque le risposte di ognuno sono diverse, e quindi comunque sarà un'incognita. Questa l'abbiamo vista anche dalle altre gare di qualche altra squadra che ha avuto le stesse problematiche. Ho voluto fare la rifinitura, cioè fare la conferenza post-rifinitura, proprio per essere un po' più chiaro con voi, perché pure io oggi ho avuto un po' il punto della situazione. I ragazzi sicuramente mentalmente stanno bene, il discorso è atleticamente, per quello che abbiamo potuto, infatti dovrò gestire bene alcune situazioni a livello di cambi e queste situazioni qua. Situazione simile in casa Crotone. Modesto deve fare i conti con le assenze certe di Estevez e Mondonico e valutare la condizione del gruppo. Il Como è un avversario di spessore, per i rossoblù una sfida impegnativa. Il problema nasce proprio dal rientro della squadra, dove noi dal 2 di gennaio, dopo che la maggior parte dei giocatori sono rientrati a casa, hanno il Covid, li ha fermati dentro casa. Chi è potuto rientrare solo con 8-9 giocatori siamo riusciti a lavorare costantemente, poi con gli altri aggregati, con qualcuno dei ragazzi un po' più giovani, siamo riusciti a fare qualcosina, ma come hai detto tu, su tanti reparti abbiamo qualche problema, ma penso che poi dopo chi ha lavorato di più e bene farà parte di questa gara, più chi deve entrare. Naturalmente le difficoltà ci sono, però dobbiamo fare di necessità virtù, dobbiamo essere bravi e consapevoli che il campionato inizia domani con una partita molto importante per noi. La Regina ha già assaporato il campo nel 2022, incappando nella prima sconfitta dell'anno solare. La formazione di Toscano affronterà il Monza, grandi firme che ha ingaggiato Mancuso per tentare il grande salto. Gli Amaranto si affidano a Galabinov, supportato da Rivas. E ora, come di consueto, in chiusura del nostro TG, le notizie dalla borsa.
Chiusura in rosso per le borse europee, mentre Wall Street prosegue incerta. L'attenzione resta principalmente focalizzata sulla politica monetaria e in particolare sulla prossima riduzione degli stimoli da parte della Fed, che si appresta ad alzare ripetutamente i tassi e alleggerire il proprio bilancio da 8.800 miliardi di dollari per contrastare l'inflazione ai massimi da 40 anni. Intanto, archiviata la delusione di Netflix, prosegue la stagione di trimestrali che fin qui non ha fornito indicazioni sufficientemente positive per alimentare un nuovo rally dell'azionario. L'avversione al rischio spinge gli acquisti sui bond e il rendimento dei treasury decennale cala nuovamente sotto l'1,8%. Focus anche sulle tensioni tra Russia e Ucraina, che coinvolgono anche gli Stati Uniti. Il FTSE MIB di Milano termina a meno 1,8%, negativo come il DAX di Francoforte a meno 1,9%, il CAC 40 di Parigi a meno 1,7%, l'IBEX 35 di Madrid a meno 1,5%, il FTSE 100 di Londra a meno 1,2%. Oltreoceano viaggiano sotto la parità il Dow Jones a meno 0,1%, l'S&P 500 a meno 0,4% e il Nasdaq a meno 0,7%, in una seduta che risente anche delle scadenze di opzioni per oltre 3.000 miliardi di dollari. Sul Forex l'euro-dollaro risale a 1,135, mentre il cambio tra biglietto verde e yen scivola a 113,7. Ritracciano le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,8% a 87,7 dollari e il WTI a meno 0,7% a 84,9 dollari al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si attesta a 135 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,28%. Tornando a Piazza Affari, resiste solo Intesa, flat, dopo l'upgrade a overweight da parte di Morgan Stanley. Poco mosse Terna e Campari a meno 0,1, mentre arretrano soprattutto Amplifon a meno 4,1, Prismian e Tenaris a meno 3,8%. Grazie e buon proseguimento di serata. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi.